Si intitola Opera prima, opera ultima, l'esposizione di sculture e dipinti del maestro Nanni Valentini, il grande artista marchigiano scomparso nel 1985 a soli 53 anni, lasciando un grande numero di opere finite e in elaborazione. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano sabato scorso ha inaugurato la mostra a lui dedicata negli spazi espositivi di Palazzo Bracci Pagani, nel centro storico, alla presenza dei familiari dell'artista ed importanti critici d'arte. Una padronanza tecnica assoluta, che però è guidata poi da questa conoscenza di cultura filosofica, di cultura contemporanea, assolutamente contemporanea, di cultura anche poetica, e chi lo guarda la trova questa conoscenza. Certo, naturalmente non si può essere ingenui nel guardarlo oppure superficiali, bisogna farsene, come dire, investire da queste opere. La mostra è curata da Claudio Giardini e Carlo Bruscia in collaborazione con Sergio Riva, direttore dell'archivio Nanni Valentini di Arcore. Mi preme sottolineare che questa mostra è anche il frutto dell'impegno del mio predecessore, dell'ingegner Tombari, che aveva già iniziato ad impostare questo evento, e oggi inauguriamo la mostra. Quando sarà possibile venire ad ammirarla? La mostra sarà aperta tutte le sere, tranne il lunedì, dalle ore 21 alle ore 24 fino al 21 luglio.